È appena un adolescente Gianfranco Ayala nel 1948 quando inizia a scattare fotografie con la sua macchina Ferrania Galileo Condor regalatagli da una zia. Per 4 anni a Caltanissetta coglie nell'obiettivo della sua fotocamera persone di ogni età, il contesto sociale, scene di vita vissuta. Io con la macchina fotografica ero più interessato al bambino per la strada che giocava col pallone o la vecchia che sedevano tutti davanti alla porta della casa. Una genuina passione che il giovane lascia da parte per dedicarsi più a fondo agli studi. Diventato neurologo a livello internazionale, 10 anni fa decide di far conoscere quello scrigno di immagini custodito con cura e ora, a 87 anni, le sue foto sono esposte a Roma nella mostra Sicilia Sottosopra, organizzata da Istituto Luce Cinecittà e curata da Enrico Menduni. 75 istantanee in bianco e nero raggruppate in 3 sezioni a tema. Ecco le persone, le case, i vicoli, uno sguardo intenso sui volti, sulle emozioni, sui giorni che passano. Il racconto continua con le piazze e le strade, la città, la campagna, ritratti del quotidiano fermato nel tempo. Infine i riti, le feste, la vita sociale, luoghi e situazioni in cui si ritrova la comunità religiosa e civile di Caltanissetta. E mostra anche un prezioso filmato, Solfara, realizzato nel 1952. Gianfranco entra con la cinepresa nella miniera di zolfo chiamata Giumentarello, di cui era proprietario un suo zio. Nel cinematografare il documentario è stato fondamentale il fatto che io fossi il nipote del gestore, perché tutti quanti mi guardavano, mi davano confidenza e mi permettevano di fare questo. Sudore, buio, polvere, caldo e aria insopportabili, condizioni estreme. La pellicola documenta la fatica, lo sfruttamento, la dura realtà lavorativa dei surfatari. Gioventù li surfarà.